Benvenuti ragazzi nella terza parte della nostra progressione per il Demon Hunter. Allora, ci eravamo lasciati che stavamo praticamente in questa stanza e noi praticamente eravamo chiusi dentro una di questa in special modo, questa... non so come cazzo chiamarla, quella cosa lì. E sì, sicuramente starete sentendo dei cambiamenti a livello di audio perché ho un microfono nuovo, è il Samsung Meteor, per chi non lo conoscesse. È la prima volta che lo uso, eccetera, sicuramente ce l'ho di nuovo alto, nonostante sia all'8%, adesso vediamo. Comunque, la mia unica paura per questo microfono è che sia un po' troppo sensibile, perché io, avendo la tastiera meccanica, fa un po' di casino. Adesso magari ci sto leggermente mettendo e non spaccherò la tastiera col dito a tutta forza, perché sennò farebbe un casino. Però ho fatto un paio di prove e già mi è piaciuto particolarmente, perché cambio sistema ancora l'audio, perché ha un suono veramente pulito e mi piace un sacco. Ah, qui intanto abbiamo beccato un bel rarretto. Allora, per il Demon Hunter ho sinceramente cambiato idea riguardo alla spec, perché allora, per livellare sicuramente il tank non va bene, perché sicuramente anche per le quest, capito, che ci saranno dopo, faccio molti molti meno danni rispetto al DPS. Cioè 11k prima li facevo proprio così, quasi un danno bianco. Adesso faccio veramente pochissimo, adesso tolto che stiamo su una specie d'elite e quello che cazzo volete, però è molto molto diverso. Abbiamo beccato un bel trinchettino che ci andiamo subito a mettere. Allora, la nostra missione è praticamente di scongelare praticamente altri Demon Hunter, giusto? Giusto. Scongelare i nostri amici Demon Hunter e anche, diciamo, fare quella missione solida, obiettivo, in cui già ammazzare sia i demoni in giro e distruggere anche questi portali. Infatti, come potete vedere, dobbiamo anche ridare questa Fel Energy, come potete vedere che ogni tanto mi esce fuori, e questa cosa possiamo farlo ammazzando i demoni in giro. Ah, yeah, ok. Devo ammettere però che con il tank ha veramente una grossa AoE, perché io con la spella che le praticamente salti addosso alle persone, che sarebbe il dash, il vecchio dash, e premo subito dopo la OE, questa qua che do sulla terza, faccio veramente un sacco di danni a OE. Ovviamente da tank però gli HP mi sono lievitati, 424k sono veramente tanti, prima mi sembra ne avevo 200, non mi ricordo, comunque sicuramente molto meno. Ok, ne abbiamo un paio qua sopra, intanto facciamo fuori qualche stronzo random che vediamo qua. Uno, l'altro dove cazzo sta? Sotto? Credo di sotto, per forza. Non è vero un cazzo. Vabbè, visto che ce lo siamo provato davanti. Abbiamo fatto livello 100. Ci hanno cagato 2 milioni di spell. Abbiamo un altro talento. Che aspettate, dopo vediamo. Andiamo in seconda missione e poi andiamo a vedere un attimo i talenti e le spell, che io non so effettivamente, quindi le sto scoprendo con voi. Ok, abbiamo fatto anche l'ultimo. Adesso ammazziamo questo insulso Fel Stalker e poi analizziamo un secondo le spell. Allora, ci ha dato questa. Silenzio tutti i nemici intorno a noi. Buono. Questa è una spell di resistenza che praticamente riduce i danni magici che prendiamo al 30% per 6 secondi. Ci ha dato anche questa. Zitto un attimo. Ci ha dato anche questa che praticamente disorienta tutti i nemici intorno a noi al 30 secondi. Wow. Ah, come potete, sono tre sigilli, vedete? Sono tutti a target così. Posso evocarli tutti e tre, wow. Allora, quindi praticamente uno fear, uno silenzia e l'altro fa danno. Wow, quindi praticamente se li cago tutti e tre insieme, non so, spacco i culi a tutti. Aspettiamo che la nostra cara amica apra la porta con i suoi poteri magici. Oh la madonna, Illida ragazzi, è con noi. Ovviamente le scelettine non ve le faccio vedere, perché a parte che mi sono informato e rischio anche qualche copyright strike, tipo la Blizzard che dice ehi, che cazzo fai? E poi perché non mi posso far vedere tutto dai. Oh, ci sono spawnati questi due grandi merde davanti e noi ci spariamo ogni cosa ovviamente. Scagliamo un po' i nostri sigilletti, va. Oddio, cazzo premuto, mi sto intrecciando troppo quei tasti. Fermi tutti. Qual è quello che fa già danno? Quello che sta sulla... ok. E basta sbalzarmi via, rotto in culo. Praticamente quegli altri due sigilli sono prettamente di control, cioè, perché beh no, il silence non tanto. Però ho due silence, perché ho quella lì, normale, diciamo, a singolo target, e ho quest'altra che mi scrivono su WhatsApp, Dio non l'ho chiuso. Ok, chiuso WhatsApp e ammazzate anche i mobetti. Mobetti non tanto, etti. Disegniamo. Per notare lo scenario molto luminoso che ci circonda.
Ah, ci ha dato anche un'altra spell, Demon Spikes. È un'altra spell ad Aang perché praticamente incrementa la possibilità di parare e riduce i danni fisici che prendiamo. Nonna, è immortale, cioè abbiamo 250.000 cose per evitare danni. In realtà solo due, però... Shh. Hold the line, Demon Hunters. Devo raggiungere praticamente la punta di questa montagnetta perché devo andare via con il Felbat, che sarebbe il coso lì, il pipistrello gigantesco schifoso volante. Eccolo, eccolo, eccolo. Siamo quasi arrivati, ma siamo un paio di stronzetti qui intorno, giusto per il gusto di farli. La Madonna, ragazzi. Andiamo. Stiamo uscendo da questo mega tunnel della vita che sembra un vulcano, tipo. Spacca il soffitto? No, già speravo, dai. Vaffanculo, molliccio. Molliccio. Ok, siamo arrivati a questa tizia, prendiamo un paio di... Giusto un paio di questi, giusto un paio. Ah, dobbiamo ammazzare praticamente tre boss in queste tre direzioni. Sì, iniziamo da qua, va. Eccolo laggiù, bello cazzutello. Ok, vediamo subito di far capire al tizio che cazzo comanda. Ovviamente noi da bravi tank abbiamo preso subito subito l'aggro, però gli stiamo spaccando la faccia. Senza prendere un cazzo di danni, tra l'altro. E curandomi a manetta. Mi sa molto di DK in realtà il Demon Hunter Tank, perché c'ha quelle cose che aumentano il parry e la vita e ti curi un sacco. Mi sa lontanamente un po' gli assomiglia. Mi sono scordato che fa la R. Dai che è morto, quasi è morto, è morto, quasi è morto, è morto, quasi è morto, è morto. Chaos Nova, shit fuck, è morto prima. Ah, scarso di merda. E uno se n'è andato. E ci ha dato un'altra spell. Questa qua, allora. Questa fa un sacco di danni, 60k di danni. Riduce i danni che fanno il 40% su un target. Importante, adesso la proviamo subito. La proviamo su questo qua. Vediamo un po'. One shotato. Adesso giriamo qua, mirror rotated. Ah, allora, ci sono questi raggetti che devono essere ovviamente spostati. Dobbiamo andare a spostare quel mirror laggiù, quello specchio laggiù. Aiuto, aiuto. Cazzo, muoviti, mi ha spaccato la faccia. Ok. Ah, è stato easy questo, eh. Stavo questo occhietto di merda lì. Ciao, ciao, ciao. Vado via io, ciao, ragazzi. Ah, intanto non me ne sono reso conto, ma le nostre armi sono diventate più forti. Boh, non ci ho fatto caso. Però non l'ho equipaggiate, mi sa che si sono potenziate per cazzi loro. Però noi ovviamente non ci facciamo domande. Allora, l'ultimo stronzo a ammazzare si trova qua giù. Ragazzi, una bella planatina ce la facciamo. E... grossetto. Allora, noi... Oh, per non sapere leggere e scrivere, queste cose bisogna evitarle. Ok. Come non lo evitate? Lo saltate? Vabbè. Lasciamo stare. Voi evitatele, non fate come me che ci sono passato sopra. Cioè non ci sono passato sopra. Adesso vaffanculo ci riprovo. Allora, secondo voi questo è passarci sopra? Infatti adesso non me l'ha dato. Scherziamo? Vediamo cosa succede. Giustamente, essendo un cosetto di fuoco, è stato frozzato male. Madonna. Robetta seria. Ah, si è frozzato tutto, lol. Ok, allora torniamo lì e consegniamo. Bene, bene. Allora, 1, 2 e 3. Ok, accettiamo anche questa. E a occhio ho letto ascende, ho visto un coso che andava in aria, sicuramente devo prendere quell'ascensore. Però intanto, ci ho dato i braccialetti e un cazzo. Speravo in qualche spell, ma non ci ho dato un cazzo. Come potete vedere, questi non sono NPC, sono Demon Hunter veri, cioè sono persone. Siccome col fatto che praticamente i server sono stati uniti, ci sono persone random ovunque, anche quando stavo livellando col mago, che tranquilli, mi sa che lo faccio tra poco, poi dato quel video, sono andato parecchio avanti, perché tanto i livelli sono un po' ballosetti da vedere, quindi ho preferito raggiungere un livello abbastanza carino che dopo questi giorni vi porto. Ma cazzo, ci siamo scordati di utilizzare il nostro talento. Allora, questo praticamente ci fa curare di un tot per secondo dalla nostra Soul Clip, che sarebbe la spell che si accumula, che si usa con il Pain. Questo mi sembra una merda, anche se vabbè. Vaffanculo, prendo questa qua, dai, almeno ci curiamo ancora di più. Cazzo, ho premuto un GD. Ok, siamo arrivati praticamente qua su, alla fine dell'ascensoretto. E arriviamo là. Here we are. Achievement. Ok, già abbiamo accettato queste, dobbiamo, non so, premere qui, adesso vediamo cosa succede. Ah, un cazzo così, finito. Ah, ok. C'è la scenettina, che col cazzo che faccio vedere. E adesso dobbiamo scegliere un follower, scegliamo a random, no look. Questo. Bene, bene. Mettiamo la nostra testolina di cazzo.
Com'è la testolina di cazzo? Bella, 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 bella. Nel contempo abbiamo accettato la missioncina e ci dirigiamo verso la fine di questo territorio. Allora, dobbiamo aspettare che questo stronzo repoppi perché è stato ammazzato da qualcun altro e anche noi dobbiamo ammazzarlo. La differenza di vita è tantissima, io ho 435k e questo qua è DPS 294. È veramente tanta la differenza. Dai, datti uno cazzo di mossa. Approfitto intanto per farvi vedere il mio microfono, che sarebbe questo qua, adesso ho messo molto provvisoriamente, però carino, carino, dai. Ecco, spostato la telecamera, Dio, è spawnato il tizio. Vaffanculo, va. Dai, dai, vediamo di spaccargli la faccia easy. Speriamo tutti quei pochi giri di danno che abbiamo, compreso il nostro trinchettino. 7000, ragazzi, roba grossa. Siamo in 200.000 a meno agli. Oh, grando! Poi sono tanker, quindi me ne sbatto. Con la C, questa qua sotto, con la spelle prima, ho unshottato un tizio. Ho grattato 93k adesso. Se ne esce al fight, il nostro Venom Blade full vita ci ha dato un'altra spell. Un downed. Sì, un downed normalissimo. Boh, adesso usciamo da questo posto. Qui abbiamo un esercitino. Accettiamo la mission. E abbiamo Khadgar. Parliamo. Ci ha teleportato subito. E ci siamo ritrovati a Stormwind, dove finalmente possiamo utilizzare la nostra cazzo di mount. LOL, ragazzi, come potete vedere, il nostro tizio si sta ancora caricando. C'è la mount che va da sola. Ah, qui c'è un bello spoiler, perché come potete vedere il nostro King è morto. Eccolo qua. Però c'è il nostro Anduin con 655 milioni di vite. È cresciuto, ragazzino, eh. E tutti i vari re delle varie città alli, come potete vedere. Qui c'è Gnome King. Poi che cazzo è che sta qua? Boh, non lo so. Cioè questo che è il re di Draenei. Cazzudissimo. Abbiamo usato la Spectral Sight e dobbiamo parlare con il tizietto che è invisibile come noi. Non è vero un cazzo. Ah, sicuramente c'è qualche demon and... sì, demon and... qualche demon e basta in giro. Batti questo se... sicuramente se... batti. Si trasforma, lo sapevo. Ha ha ha. Dobbiamo ammazzare un po' questi stronzi qui. Ah, solo 5, perfetto, ci vuole poco, dai. Andiamo qua dentro, facciamo una cazzo di strage. Cazzo, c'hanno un botto di vita, 383k, addio. Allora, ce ne manca solo uno. Comunque, riguardo il Demon Hunter per la spec, adesso finisco questa campagna, che praticamente credo sia quasi finita. È la parte iniziale del Demon Hunter, che poi mi sembra la parte dopo è uguale per tutti, tutti i personaggi, quindi alla fine non è che è caratteristico del Demon Hunter, ma è uguale per tutti. Comunque la finisco da tank, ma dopo sicuramente, quando inizierò anche i video per il leveling fino al 100 che farò col Demon Hunter, cambierò spec. Allora, noi andiamo a consegnare quella quest lassù, e mi sembra che da qui in poi sia per tutti uguale, perché mi ricordo l'ho fatto anche col War. Mi sembra che mi ha mandato a parlare con un tizio là, e quindi mi sa che da qui in poi siamo arrivati. Eh sì, infatti mi ha mandato a parlare proprio con lui, e da qui dovete praticamente fare delle queste invasioni. Dovete aprire la mappa semplicemente e vedere dove sono queste, praticamente queste invasioni Lation. Dovete recarvi lì e ammazzare gente ovunque. Quindi ragazzi, io per questo video, l'ultimo video per ora ovviamente, per il Demon Hunter fino a che non esca Lation, io vi saluto, mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Spero che con l'audio ci ho chiappato un po', non spero che non si sia troppo la tastiera, e comunque troverò un modo per non farla sentire in caso. Vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.